안녕하세요. Ciao tutti. Sono Busan 언니. Oggi è la prima lezione di grammatica coreana. Oggi impariamo la congiunzione 고. Quando si usa 고? Vediamo esempi. 저는 공부해요. Io studio. 엄마는 요리해요. Mia mamma cucina. 공부해요. Verbo infinito 공부하다. Ultima lettera da si leva. Questo posto mettiamo congiunzione co. Quindi diventa 공부하고. Ora uniamo due frasi. In italiano diventa io studio e mia mamma cucina. Al posto di e noi usiamo go. Quindi diventa 저는 공부하고 엄마는 요리해요. Vediamo un altro esempio. 카테리나 씨는 이탈리아 사람이에요. 카테리나 è italiana. 초롱 씨는 한국 사람이에요. 초롱 è coreana. Verbo 이에요 infinito i da. Anche questo verbo ugualmente si leva da. Qui aggiungiamo congiunzione co. Quindi diventa i co. Ora uniamo due frasi. 카테리나 씨는 이탈리아 사람이고 초롱 씨는 한국 사람이에요. Vediamo un altro esempio con aggettivo. 오늘 날씨가 추워요. Oggi è freddo. 오늘 날씨가 흐려요. Oggi è nuvoloso. 추워요 è un aggettivo infinito 춥다. Anche qui ugualmente, ultima lettera da cancella, poi aggiunge go. Quindi diventa 춥고. Ora uniamo due frasi. 오늘 날씨가 춥고 흐려요. Vediamo un altro esempio. 우리 언니는 예뻐요. Mia sorella è bella. 우리 오빠는 공부를 잘해요. Mio fratello studia bene. 예뻐요 è un aggettivo. 예뻐요 infinito 예쁘다. Ultima lettera da si leva e poi aggiungiamo co. Quindi diventa 예쁘고. Ora uniamo due frasi. 우리 언니는 예쁘고 우리 오빠는 공부를 잘해요. Ora ripassiamo tre frasi. Primo, 저는 공부하고 엄마는 요리해요. Primo soggetto è 저는. Primo verbo più la congiunzione 고, 공부하고. Secondo soggetto è 엄마는. Secondo verbo è 요리해요. Secondo, 오늘 날씨가 춥고 흐려요. Primo soggetto è 날씨가. Primo aggettivo più la congiunzione 고, 춥고. Secondo aggettivo è 흐려요. Terzo, 우리 언니는 예쁘고 우리 오빠는 공부를 잘해요. Primo soggetto è 우리 언니는. Primo aggettivo più la congiunzione 고, 예쁘고. Secondo soggetto è 우리 오빠는. Secondo aggettivo è 공부를 잘해요. Ma quando c'è un soggetto con due verbi significa e poi. Ora vediamo esempio.
우리는 식당에서 밥을 먹고 커피숍에서 커피를 마셔요. Questa frase è soggetto solo uno, invece ci sono due verbi. Quindi significa mangiamo al ristorante e poi beviamo un caffè al bar. Un altro esempio. 저는 밥을 먹고 TV를 봐요. Mangio e poi guardo TV. Questa frase è il presente. Cambiamo al passato. 저는 밥을 먹고 TV를 봤어요. Quando cambia al passato, al futuro? Primo verbo lasciamo come il presente, solo secondo verbo cambiamo. Cambiamo al futuro. 저는 밥을 먹고 TV를 볼 거예요. Vediamo le frasi al presente. 오늘 뭐 해요? 집에서 요리하고 쉬어요. 같이 백화점에서 커피 마시고 쇼핑할까요? 네, 좋아요. Vediamo frasi al passato. 작년 크리스마스 때 뭐 했어? 친구들을 만나고 가족들과 밥을 먹었어. 재미있었어? 응, 재미있었어. Vediamo ultimo esempio al futuro. 다음 주 주말에 뭐 할 거예요? 한국 식당에 가고 박물관에 갈 거예요. 같이 저녁을 먹고 산책할까요? 네, 좋아요. Compiti. Scrivete in coreano. Tirando